Allora ragazzi, era da un po' che non facevo del modding con dispositivi, ovvero dispositivi in genere. Sì, devo dire che ho trovato un mio vecchio smartphone, tra l'altro anche malandato sulla parte posteriore, ma vabbè, lasciamo stare questi dettagli. Devo dire che in parte è andato bene, ovvero la parte iniziale, mentre invece per il resto, beh, non sono riuscito a combinare granché, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, prima di andare avanti, beh, mi è venuta questa voglia di sano modding grazie al mio amico Antonio, perché qualche giorno fa, se mi avete seguito su Instagram, avevo postato questa storia che stavo aiutando il mio amico Antonio in smart working, che lo stavo aiutando a fare modding con il suo Galaxy Note 3. Ah, che ricordi Galaxy Note 3, ma andiamo avanti. E beh, in chat su WhatsApp gli ho mandato tutto quello che serviva per iniziare a fare modding, dalla recovery, da Odin, le ROM, quindi tutto quello che serviva per eseguire modding con il suo dispositivo. Beh, a breve gli arriverà anche un Galaxy S4, gli ho passato anche già tutti i file, ma va bene, questi sono dettagli che arriveranno in futuro, forse, non lo so, speriamo. E fatto sta che io ho trovato questo mio vecchio dispositivo, sempre della Samsung, tra l'altro mai moddato, ha registrato l'audio dei miei video fino a qualche mese fa, ed è un dispositivo Samsung Galaxy Core LTE. Quindi devo dire che, beh, non è malaccio, però devo dire che il suo è riuscito a farlo inizialmente. Allora, Samsung Galaxy Core Prime LTE e il codice modello SMG960F. Allora, prima cosa da fare, scaricare una recovery valida. Mi sono messo lì alla ricerca e non potevo fare altro che affidarmi alla TWRP, quindi sono andato sul sito e fortunatamente ho trovato la recovery anche per lui, e oltretutto aggiornata all'ultima versione. Quindi ho scaricato la recovery, mi sono munito di Odin, ho caricato il file e voilà, la recovery TWRP è stata installata con successo. Lo smartphone funzionava correttamente, però questo non mi bastava, quindi cosa ho fatto? Mi sono messo alla ricerca di una ROM custom valida che permettesse di farlo funzionare. Dopo alcune orette di ricerca di una ROM custom per lui, sono riuscito a trovare solamente una vecchissima CyanogenMod 12.1 basato su Android 5.1.1 Lollipop. Ho detto ok, va bene, installiamola, perché no. Allora cosa ho fatto? Ho scaricato il file, l'ho passato sulla SD card, ho riavviato lo smartphone in recovery. Prima di tutto ho formattato tutte le memorie interne, tutte le partizioni. Quindi dopo aver fatto questo, sono passato ad installare quella che era la ROM. Quindi sono andato all'interno della memoria, ho installato la ROM Wipe and Alvik, ho installato le gaps Wipe and Alvik. E ragazzi, beh, qui c'è stata la sorpresa, perché al primo avvio, bam, purtroppo si è bloccata. Ho provato e riprovato varie volte, purtroppo non si è avviato nulla di nulla. Devo dire che il modding con questo dispositivo mi è andato veramente molto molto male. Quindi ragazzi, l'unica cosa funzionante per questo dispositivo è stata solamente la recovery, che al tempo stesso mi ha attivato anche i permessi root, quindi una cosa molto valida che se vogliamo installare qualche applicazione che necessita dei permessi root, beh, consente di farlo. Però beh, dato che non si avviava, non potevo lasciarlo lì. Allora cosa ho fatto? Mi sono messo alla ricerca del firmware originale Samsung di questo dispositivo, l'ho scaricato, mi sono nuovamente munito di Odin e sono riuscito a farlo nuovamente funzionare.
Quindi ragazzi, beh, in parte è andata bene, in parte è andata male, gli ho installato nuovamente il firmware stock e nulla ragazzi, ho provato a fare modding con questo dispositivo, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ho provato a fare la ricerca per vedere altri tipi di ROM, ma nulla di nulla. Per questo dispositivo Samsung Galaxy Core Prime LTE non esiste nulla di nulla se non una semplice recovery. Quindi se qualcuno di voi possiede questo smartphone e lo utilizza come fermacarte, lo capisco anche perché io adesso lo tengo lì buttato nello zaino, magari lo rimetto in mezzo per, non so, catturare l'audio per i miei video, ma non credo perché utilizzo il mio OnePlus. Fatto sta che se avete uno di questi qua, purtroppo sappiate che non potete farci modding, quindi ragazzi prendetelo e utilizzatelo come fermacarte o perlomeno continuate ad utilizzare il vostro firmware stock. Allora ragazzi, cosa devo dirvi? Mi è andata veramente molto molto male. Allora, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, se anche voi lo avete, se ci avete provato o no o meno. Quindi fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti. E se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, è gratis, mi aiutate molto. Dopo esservi iscritti, attivate la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questo video perché aiuta moltissimo il canale. Ragazzi, lo sapete già, vi trovate anche su Instagram, ve lo ricorda l'animazione, e noi ci vediamo sempre qui prossimamente, ci vediamo sempre qui sul mio canale con un nuovo video. Ciao!